Data la natura dei partner, cioè da una parte c'è la produzione indipendente, dall'altra ci sono giganti televisivi, è impossibile regolare questa questione se non attraverso o un occhio o un intervento pubblico. Noi proponiamo, dato anche la situazione che si è creata, che richiamava Angelo, cioè di grande, diciamo, solidità e rafforzamento delle associazioni professionali del cinema in questi anni. Noi proponiamo di affrontare la questione in modo concertativo, cioè con tavoli, come stiamo ricominciando a fare con Sky, come avremmo molto voluto fare con la Rai, non ci siamo mai riusciti, e come vorremmo fare anche con Mediaset, cioè stabilire dei criteri e stabilire dei sistemi di valori che siano, come è stato per il breve tempo che abbiamo avuto l'accordo con Sky, che siano chiari, automatici, trasparenti e accessibili a tutti. Noi vogliamo affrontare questo tema a livello di incontro e a livello concertativo, però abbiamo bisogno della presenza vigile del sottosegretariato alle comunicazioni e del Ministero della Cultura, che sono responsabili oggi della realizzazione dei regolamenti attuativi della finanziaria per quel che riguarda gli obblighi di investimento. Noi non vogliamo forzare con la violenza legislativa le televisioni a investire nel cinema obtorto collo, vogliamo arrivare con loro a un assetto ragionevole, però vogliamo che resti la presenza diciamo, e l'influenza del Ministero in questa sua attività di regolamentazione per garantire che l'accordo sia ragionevole, non sia un accordo in cui prevalga, come citavi tu nel caso di Sky, l'interesse di un forte che ha interessi settoriali che non automaticamente coincidono con quelli del cinema. Quindi questi sono i tre grandi punti, perché lo squilibrio nel circuito, la pirateria che non diviene clientela, il calo dei prezzi del free e della pay, l'effetto paradosso del finanziamento statale che oggi drena risorse dal cinema invece di darle, fa sì che il complesso del sistema paghi ai film italiani un prezzo inferiore al loro valore. Lo dico spesso con un esempio banalissimo, ma negli anni 50 un film italiano di successo veniva visto da 10 milioni di poveri e l'industria era ricca. In questi anni qualsiasi film italiano finisce con l'essere visto da 10 milioni di persone, mediamente, da 10 milioni di ricchi rispetto allora, e l'industria è povera. Questo vuol dire che il sistema non paga il prodotto, quindi lo sforzo che noi abbiamo fatto, riuscendoci a fare un prodotto capace di affrontare il pubblico, vario, di qualità, grande sforzo di riqualificazione imprenditoriale, perché Luca, i discorsi che senti fare oggi, paragonati ai discorsi sentiti fare 10 anni fa, sono dalla terra alla luna. C'è stata una maturazione professionale e imprenditoriale enorme, se vedi anche le strutture delle nostre società di produzione oggi, il dialogo con gli autori è di una maturità assoluta, perfettamente comparabile con quello dei paesi più avanzati e a volte portato ad esempio oggi dalla stampa specializzata internazionale. Se leggi Variety, Hollywood Report, il Rinascimento italiano con cui noi abbiamo intitolato la nostra relazione annica dell'anno scorso, l'abbiamo preso da un articolone del Figaro e da un titolo di Variety. È una roba che sta. Però questa cosa qua non sta trovando riscontro nel sistema dei prezzi. Su quello noi dobbiamo lavorare con iniziativa imprenditoriale, perché io sono d'accordo con te, noi dobbiamo considerare che siamo imprese che esercitano l'impresa sul mercato e che esiste ciò che va bene e ciò che va male, ciò che è fatto bene e ciò che è fatto male, e che non si può dire. Quando film che spesso non hanno senso vanno male, è censura di mercato. È stato giustamente bocciato un prodotto sbagliato. Questa è una cosa che noi dobbiamo accettare, ma oggi, per esempio, nel dialogo con gli autori, noi troviamo perfettamente maturo, soprattutto nel caso di 100 autori, questa consapevolezza. Però altrettanto dobbiamo dire che il mercato esiste se esistono alcune regole di base. Noi non stiamo chiedendo delle regole sconvolgenti, perché qui stiamo parlando di riequilibrio nell'esercizio cinematografico, di consentire attraverso interventi sulla telecom la tracciabilità dell'utente e la authority sulla privacy, l'accesso ai dati, di rendere possibile un'operazione imprenditoriale sul VOD. E per quanto riguarda le televisioni, noi non vogliamo l'esproprio, non vogliamo che siano dirottati i soldi dalle imprese allo Stato, vogliamo però che le imprese investano
non distruggendo il valore dei film e attribuendogli il valore che loro hanno. Questi tre punti sono molto importanti, perché se tu metti insieme questo deficit di mercato in questi tre segmenti e il deficit nel finanziamento pubblico, tu hai un totale che è largamente superiore all'impatto positivo del tax credit, di cui tutti noi siamo grati al sistema politico italiano, e c'ha ragione Valerio quando dice che è stato bello vederselo rimpallare da una parte all'altra ed essere tutto sommato una forma di consenso su un sistema condiviso. Ma l'impatto del tax credit non è in grado di compensare questi deficit, per cui noi oggi rischiamo di avere un settore industriale in Italia che va bene, è uno forse dei pochi che va bene, e va bene per prodotto e per innovazione, ma non trova prezzo giusto sul mercato. E siccome è un prodotto di specie un po' particolare, perché il film e il romanzo sono due prodotti speciali, perché sono chiamati a ricomporre il senso, a ricostruirlo. E allora in questa fase storica qua in particolare sono due prodotti preziosi, non solo per l'industria che li produce, non solo per il paese che li consuma, ma per tutti, perché sono cose di cui abbiamo bisogno. Grazie Riccardo. Io volevo rubare ancora un minuto però a Tozzi e chiedergli una cosa, perché questa è una cosa che secondo me su cui bisogna riflettere. Il fatto di chiedere, cioè di appoggiarsi alla televisione, no? Non, in qualche modo non sta limitando l'espressività del cinema, cioè la televisione obbliga, è come un imbuto creativo, obbliga poi a una serie di, a una maniera di raccontare, anche a una censura di racconto, perché ovviamente se poi dobbiamo avere il prime time su televisione generalista siamo obbligati a rispettare delle regole. Si potrebbe mai oggi fare un film sulla Parmalat, su Mediobanca, su delle cose, no, su grossi temi italiani, su quello che è accaduto? No, cito due temi, ma ne potrei citare altri 50, senza dover per forza fare un cinema del passato, come si, perché ovviamente quando si parla di qualcosa di 50 anni fa è molto più facile, sono morti tutti, chi ha dato, chi ha avuto è finito, ma il cinema di denuncia, quello presente, quello forte, quello che racconta quello che sta accadendo, sui temi sociali, su temi anche a volte fastidiosi, ecco, la televisione non è una censura inevitabile su questo tipo di prodotto. E come si potrebbe secondo te scavalcare questa cosa? Sì, lascio a te Riccardo come chiusura. Guarda, in questo momento credo, grazie alla 122, quindi alla creazione di Medusa, al rafforzamento di Medusa, alla creazione di Rai Cinema, la censura di tipo stilistico, cioè faccio il film per la prima serata, in realtà non è operante, tant'è che non li trasmetto nella prima serata. Appunto, però vedi, poi, non voglio dire una parolaccia, ma è tutt'uno, cioè, se poi di fatto non lo mandano in onda, perché poi no, è differenziato, nel senso che Mediaset, per dire, Mediaset che compra film più commerciali li trasmette anche in prima serata, e Rai Cinema che prendendo film un po' più, diciamo, d'autore dovrebbe poi avere gli spazi per valorizzarli e non ce l'ha e quindi non li trasmette. Ma diciamo che io questa cosa qua non la sento. Paradossalmente io conosco abbastanza bene alcuni mercati esteri, in Francia in particolare. In Francia è pesantissima l'influenza della prima serata televisiva sul film. Questo quando esaltiamo i nostri amici francesi non lo diciamo mai, ma è la ragione per cui stanno facendo dei grossi filmoni costosissimi che poi al cinema vanno male. Questa cosa da qua, zitti zitti, da noi non è successa, nel senso che tu puoi fare con Medusa e con Rai Cinema dei film che non hanno questa censura stilistica, non la sento. E se il sistema va nel modo in cui diciamo, cioè sostegno della sala, video on demand, pay TV e quindi diminuzione del peso della free, non la sentiremo neanche in futuro. Sulla censura sui temi, secondo me lì non è una materia di prima serata televisiva, sai, la censura in primo luogo è autocensura, perché io non li vedo circolare progetti di film rivoluzionari che non vengono fatti, vedo che su certe zone siamo tutti un po' attenti, questo è più un problema, ci dovremmo un po' più guardare allo specchio, insomma, che pigliaccia con qualcuno.